salute umana di Sushi Cat with Potatoes. Se non sapete chi è il gatto sushi, ma soprattutto se non sapete chi sono le patate, c'è un video introduttivo su questo canale in cui vi racconto meglio la nostra storia. In questo video facciamo l'ennesimo video di recensione di cibo per gatti. Oggi parliamo di un prodotto un pochino più particolare. Il mese scorso abbiamo parlato di High Fish, oggi parliamo di High Duck. In futuro parleremo anche di High Chicken e in particolare gli snack. Di High Duck io ho provato tre tipi di snack. Iniziamo la nostra recensione di High Duck. I pezzetti di anatra veri e propri. Stasera andiamo sul sicuro e proviamo direttamente il pezzettino di anatra. Allora, si presenta così. Partito il biascio qui. Lo chiamavano biascio. Vai, cingommino. I filettini di anatra sono stati approvati. Credo che rispetto a fish, al pesce, siano piaciuti un pochino meno, però sono stati mangiati da tutti senza nessun tipo di problema. A volte un più gusto, a volte meno gusto, ma li consiglierei. Voglio dire una cosa però particolare, io questi prodotti li prendo da Arca Planet e questi filettini arrivati a casa erano molto secchi, mentre invece li ho comprati in negozio in Toscana per farli provare anche ai gatti dei miei genitori e quel filetto lì era bello morbidino. Boh, vedremo insomma in futuro. Comunque questi filettini qua credo che li riordinerò sicuramente e li riordinerò di tutti e tre i gusti, pollo, pesce e anatra. Passiamo al resto degli snack. C'era le chips di anatra, che erano delle rondelle altine che assomigliavano un po' a un würstel fatto a fette. Proviamo High Duck, in questo caso le chips. Qui. Tigro. Qui. Ho già capito che sarà dura dare queste cose. Anche di cartoni. Buongiorno, spettini. No, mi fa schifo a tutti. Tigro? L'ho provata a dare a sushi, l'ho provata a dare alle patate, il risultato è che la busta è ancora tutta lì, non è stata mangiata neanche una da nessun gatto e adesso io non so come smaltirle, credo che le farò a pezzettini e le mischierò con l'umido, però capite che non ha senso comprare uno snack per poi andarlo a mischiare con l'umido. Devo dire che sinceramente mi sono un po' stufata di fare questo test, l'ho provato su sushi, sulle mie patate principali del cuore, nessuno se le ha mangiate e alla fine non sono andata in giro a tentare di darle a qualsiasi gatto del quartiere, quindi non ho una statistica altissima di gatti perché sono circa 5-6 gatti che l'hanno provate, ma proprio non se le sono, nessuno l'ha mangiate. Ma passiamo a proprio l'ultimo dei prodotti, perché se questo non mi è piaciuto, anzi non gli è piaciuto a loro, a me mi poteva anche convincere. Ma le polpette di anatra, le polpettine di anatra, dei sassi. Con la lavatrice di sottofondo apriamo le polpette di anatra. Queste sono delle polpettone. Guardate le dimensioni.
La coperta bianca proprio è l'ideale. L'hai scambiato per un Chupa Chups? Che non si tagliavano neanche, ho provato a un certo punto a tagliarle a pezzi e a darle a pezzetti, niente, dure come dei sassi, grosse così, io non so chi l'ha progettate. Queste non le ha mangiate nessuno e secondo me sono proprio pensate male. Se fossero per cani sì, perché grosse così un cane anche di dimensioni piccole se le mangia, magari gli dà anche soddisfazione star lì a masticare, ma il gatto assolutamente no, non gli entra nemmeno in bocca queste polpette, sono troppo grosse, troppo dure, non mi sono piaciute per niente, se non si fosse capito. Io amo i prodotti Hai, non so perché questo marchio mi piace esteticamente, le idee che hanno, anche queste idee di questi snack così diversi, le chips, le polpettine, però queste qui secondo me sono pensate proprio male. Danno 5 polpettine dentro alla confezione. Una l'ho data a Sushi che se l'è leccata e poi l'ha usata come pallina per un po' e poi l'ho buttata perché era stata rotolata per tutta casa. Una l'ho tagliata in quattro e l'ho data a quattro gattini fuori. Hanno mangiato tutto, ma quella è rimasta lì. Ogni pezzo è rimasto lì e alla fine l'ho buttata. Una l'ho provata a dare intera ai gattini fuori, ma quella non è ancora stata buttata, oggi l'ho vista, è lì, lì nel giardino da una parte, sembra una castagna secca. Le ultime due, per non buttarle, visto che su 5, 3 ne ho buttate praticamente, l'ho spolverate, cioè l'ho fatta a fettine fine 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 e l'ho maschiate col cibo umido e così se le sono mangiate, però se permettete non ha senso, dovevo fare una cosa del genere. E quindi niente, di High Duck ricomprerei i filetti, ma non gli snack, gli altri snack. Voi fatemi sapere se avete provato la marca High e come vi trovate, se mi consigliereste anche magari di provare i croccantini e l'umido, cosa che prima o poi, quando avrò smaltito un po' di scorte, in questo momento abbondano in questa casa, credo che farò perché mi incuriosisce, non so perché, ma mi incuriosisce veramente tanto. Fatemi sapere quale gusto della marca High, nel caso l'abbiate provata, è piaciuta di più ai vostri gatti. A me e a Sushi Gattino farebbe piacere se voi vi iscriveste al canale, se ci seguiste anche su Instagram e su TikTok dove mettiamo tutti i giorni foto e video e se seguiste anche il gruppo Telegram aperto con la mia amica Beatrice che si chiama Recensioni Feline dove parliamo tutto il giorno, tutti i giorni di gatti. E a me non resta che dirvi al prossimo video. Ciao!